vengo da Terzo, un piccolo paese vicino a Quiterno, intanto qualcuno mi conoscete quasi tutti. E, da 23 edizioni organizzo il concorso Guido Gozzano e da 6 organizziamo il premio Augusto Monti. Adesso l'altra domenica è partito il bando, quindi per chi vuole partecipare può contattarmi anche su Facebook oppure a concorsogozzano@gmail.com. Tanto c'è tempo fino a luglio per partecipare. E invece poi da novembre 2015 abbiamo aperto una piccola biblioteca dedicata interamente alla poesia italiana contemporanea e quindi cataloghiamo, conserviamo, diamo in prestito gratuito libri in tutta Italia. E questo è un progetto ovviamente a lungo termine, cioè non è immediato, cioè la lettura della poesia non è una cosa immediata, sappiamo comunque. E stasera invece intanto mi fa piacere tornare, perché ho vissuto in questi anni, in questi ultimi mesi, ho vissuto tra Milano, Rapallo, Baracco e Vercelli, ero sempre in giro, quindi soltanto da poche... Ci avrebbe da fare un altro bando. Come bibliotecario, lavorando come bibliotecario. Perché, sì. Visto che parlavo con Monica oggi, sì. Ho fatto una domanda per il libro. Sì. I poeti oltre i 60 anni, pieni. Sì. E sotto... E che hai il polso, sì, della situazione, come si dice. Sì, no, avevo capito io. No, cioè, visto che hai in mano... Sì, ci sono. Purtroppo non in provincia d'Alessandria, non in Piemonte. No, pochi in Piemonte. Ci sono, e ci sono diverse realtà in tutta Italia, come per esempio, cioè, ci sono altri centri di poesia, a Catania, a Bologna, a Modena, a Roma, a Roma hanno aperto un centro italiano di conservazione di documenti, testi della poesia, che non c'era, dopo, quindi è arrivato dopo Bologna, ma ci sono svegliati dopo. Quindi diciamo che sta nascendo lentamente sta nascendo l'idea di conservare, come stiamo facendo noi, conservare libri di poesia. Per quanto riguarda i giovani stanno uscendo soprattutto da questi cosiddetti poetry slam, quindi la poesia orale praticamente. Stanno uscendo dei giovani interessanti soprattutto in queste tipi di manifestazioni che si organizzano anche a Torino, a Genova, eccetera. No, perché Roberto, che tra l'altro anche lui fa una cosa interessante, visto che hanno un gruppo di poesia. Sì, infatti. Io ho detto che tra l'altro lui mi ha detto, ma io sono vecchio, già 48 anni. Io un anno e meno. Sentiamo meno. Posso aggiungere una cosa? Sì. Ci sono moltissimi poeti giovani e meno giovani che stanno proprio nascendo nei vecchi modi, ed è eccezionale perché si ispirano e ai grandi classici, per cui Gelino Lampissimo Pavese, e addirittura stanno spingendo più avanti le barriere dell'avanguardia, con la musicalità delle parole, il bene, sono preparatissimi, non sono ancora conosciuti, altrimenti si trovano su Google, però sono proprio la persona, sì. Gli eventi tanti comunque, ci sono, così come appunto sui social, su Facebook, su Instagram, ci sono dei gruppi comunque dedicati proprio alla poesia italiana culturale, ma dedicati anche ai giovani poeti. Ne parlavo proprio l'altro giorno con Serena Panaro, che organizza un premio di poesia d'arte. E vorremmo pubblicizzare i nostri premi sulle pagine di Facebook, incoraggiando i giovani a farsi, allora, a mettersi in primo piano, insomma, tanto che ci siamo. Quest'anno è stato fatto anche il primo concorso Città di Alessandria, dedicato a dei racconti. Una delle vincitrici era Fortunato Luciano. La prima, diciamo che siamo stati molto penalizzati da questa situazione. Sì. Perché noi abbiamo cominciato, come dicevo, classico di Aquitermi a organizzare delle presentazioni. Proprio l'idea nostra era quella di portare alcuni poeti proprio contemporanei, parlo del Novecento, il nostro progetto come associazione era quello. Poi è stato tutto interrotto e speriamo di poterlo ripartire. A parte il concorso Gozzano, a parte la poesia, c'è anche proprio un percorso
di promuovere la poesia nelle scuole e poi speriamo di poter passare presto di poter. Allora, lanciamola così, visto che abbiamo l'onore di avere lui, di avere Roberto, di avere tanti altri che fanno tante cose, abbiamo un insegnante seduta lì, che di iniziativa ne fa sempre lui, poi soprattutto con i bambini, se noi gli fai leggere pure, poi fai l'insegnante. E Cappelletti che continua a fare il giurato, e parliamo, cioè i prossimi open mic parliamo. Io ricordo solo questo, che io la mia passione per la poesia è nata frequentando la Biennale Poesia della Biennale di Villa del Sangue. Cioè ragazzi, da passo mi sono avvicinato alla poesia, soprattutto con la Biennale Poesia, cioè venendo. Quello è stato l'inizio di. Mio padre guardava le partite nel 1968, a me leggevano Leopardi. Per dire, ci siamo avvicinati, quindi dalla provincia ci sono tante piccole realtà che devono essere. La battaglia dei poeti era una cosa. La battaglia dei poeti era una cosa. Per esempio, siamo gemellati appunto con il piccolo museo della poesia di Piacenza, piuttosto che. Anche a Porto Emilia, in provincia di Cuneo, hanno un premio letterario. Sì, no, però parliamo delle vanno messi, vanno messi in legge di Cuneo, eccetera. Tanto quelli che sono cioè, bisogna trovare i nuovi poeti. Che ci sono. Impegniamoci tutti, dai. Dai, vi propongo, lei, così, a proposito. L'ho scritto lo scorso anno, dire vero, quindi. Il titolo è quella città spudorata. Quella felicità spudorata che mi circonda mentre risaliamo tra le dediche nei miei traguardi, tra queste presenze umane, nei respiri stupiti, tra le inchinate ombre. La mia terra, la mia scrittura, che si muove uniforme allo stesso modo, in una rinascita, in quel che so fare, in un abbraccio determinato, che si è scelto come un abbandono pieno di vita. Purtroppo siamo in un momento di guerra e questa è una poesia che ho scritto per chi scappa da situazioni difficili e speriamo appunto che venga risolta che si usi la ragione, la razionalità che prevalga su qualsiasi altra idea. Il titolo di questa poesia è Me ne andai. Me ne andai nelle innamorate tregue, con la testa alta, con le mie contraddizioni, stamattina. Me ne andai come una corda tesa nei cortili davanti a casa, come scrittori affaticati e inospitali, in una mistica entità, tra le commemorazioni plateali, tra le spine e i drammi, nelle cose fluide, per un ritorno che non ci sarà, tra i rami muti di una spoglia città.